Padova, Bologna, Roma, Legnago, Trento e ancora Padova. Sono queste alcune tappe di una lunga e prestigiosa carriera che si è conclusa a Padova, da dove era iniziato l'impegno di Aldo Zanetti in qualità di comandante della Polizia Municipale, che abbiamo raggiunto nel suo ultimo giorno di lavoro per conoscere le tappe di oltre 40 anni di lavoro. Ecco il suo racconto e i traguardi raggiunti. Comandante Aldo Zanetti, oggi è l'ultimo giorno di lavoro di una carriera iniziata nel 72, quella in uniforme, con maestri formidabili, tempi erano diversi, i comuni avevano anche competenze diverse, molto molto inferiori di oggi. Comandante, un servizio il suo che l'ha portato a girare l'Italia con prestigiosi traguardi, ma partiamo dall'inizio. Dopo alcuni anni come agente ho vinto un concorso per comandante di un comune, proprio il mio comune, tra le altre cose dove sono nato, che è un comune oggi più grosso dopo Padova, comune oggi di 23.000 abitanti, allora di 15.000. Io ho fatto veramente la gavetta come responsabile del servizio perché in quelle entità, in quegli ambiti, quei comandi che non sono numerosissimi, si impara e si deve saper far di tutto. È la vera palestra del comandante. Da lì poi ho vinto anche un concorso di vicecomandante a Udine, sono andato per alcuni mesi, poi invece ho fatto scelte diverse e mi sono laureato e sono andato a fare il comandante, a seguito di concorso a Legnago, che è provincia di Verona, il più grosso comune dopo Verona. E poi nel mio modo di concepire il servizio avevo un posto di privilegio la gestione associata perché ritenevo e ritengo che sia l'unica forma possibile per dare più credibilità e consistenza all'attività della Polizia Locale. Ho vinto un concorso appunto a Schio, un consorzio, e sono stato lì poco per la verità perché ho vinto il concorso sempre per migliorare, perché ovviamente a casa mia lavoravo solo io e bisognava mettere a profitto anche gli sforzi che la famiglia faceva. Perché, la famiglia ha avuto un ruolo importantissimo nella mia carriera che mi ha sempre supportato e per mettere a frutto tutto lo sforzo che la famiglia aveva fatto mi sono spostato a Trento e sono stato veramente molto fortunato perché è una realtà molto bella, quella trentina. E poi, dopo circa 9 anni di comando a Trento, stavo per andare a Trieste, invece il mio comune, Padova, mi ha chiesto di venire a comandare il corpo da dove avevo iniziato la professione. Ecco, nel 95 venni a Padova, dove stetti fino al 2000, primi giorni del 2001. Fui chiamato perché allora entrò in vigore nelle forme contrattuali il contratto di natura privatistica. Le amministrazioni si scelgono i propri dirigenti e fui chiamato dall'allora amministrazione Guazzaloca e andai a comandare Bologna. E con mia sorpresa, dopo alcuni mesi, il sindaco Beltroni mi volle a Roma e per l'intera legislatura sono stato con Beltroni. 5 anni a Roma sono un'eternità e comunque ho finito la legislatura e sono tornato in Trentino dove per circa 4 anni e mezzo ho fatto il direttore generale di un progetto speciale per la sicurezza del territorio in Trentino e là proprio ho coltivato e sviluppato le forme di gestione associata in tutto il Trentino, dove ovviamente oggi si lavora solo per ambiti, per corpi di una certa entità. E dopo circa 4 anni e mezzo volevo ritirarmi e invece la mia amministrazione di Padovana mi ha chiesto di dargli una mano perché il comandante aveva avuto un problema fisico, è andato in pensione e mi ha richiamato al comando. Per me è stato per molti, ma come torni indietro da Roma, torni a comandare, per me è stato un grande onore che alla mia città mi abbia nuovamente voluto
a comandare il corpo. Questo periodo di circa due anni finisce oggi. Comandante Zanetti, un ricordo nella sua lunga carriera che gli è rimasto più impresso? I grandi ricordi legati ad eventi, per esempio la morte del Papa, i funerali del Papa, che è stata l'elezione di Benedetto XVI, sono state esperienze indelebili. Dopo questa sua lunga esperienza ai vertici della Polizia Municipale, comandante, è giunta anche qualche candidatura amministrativa? Per il momento vorrei tirare un po' il fiato. Sì, c'è qualche proposta, adesso valuteremo. Mi piacerebbe rimanere nel mondo della Polizia Locale perché c'è molto da fare. Comandante Zanetti, un ultimo messaggio che intende lasciare dopo la sua lunga esperienza alle nuove generazioni della Polizia Municipale. Messaggio, la consapevolezza che noi tutti e che soprattutto i giovani devono avere è legata all'importanza strategica comunque di questa loro attività, che non è e non può essere solo un lavoro, ma devono andare a indossare uniforme con la consapevolezza che vanno in servizio. È un'altra cosa, è diametralmente opposta alla concezione della prestazione se fatta con la mentalità del semplice lavoro o se invece viene fatta con la mentalità del servizio. Questo è il messaggio che mi sento di dare. Dopodiché, se e quando sarà il momento, quando il nostro paese e il mondo intero, mi pare di capire, avrà un momento dal punto di vista economico migliore e attuale, ci potranno anche essere riforme che ci consentiranno di fare salto ulteriore di qualità. Ed ora le sue aspirazioni saranno legate all'ANCI e al suo futuro, ovvero Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per contribuire a trasferire la sua esperienza a favore delle nuove generazioni e degli amministratori locali, nel quotidiano impegno verso le comunità, i cittadini e la società civile.